acqua, luce e gas. Ecco, al giorno d'oggi si fa fatica a pagarle, la spesa è sostenibile? Mi sembra che più o meno sia sempre quella, non è che mi sia cambiata un granché, insomma. Mi pare che lieviti tutto a livello di, così, di consumo e di, a seconda della stagione, poi naturalmente, però mi sembra che si siano alzati i costi. Poi ogni persona sceglie una sua formula giocando un attimo tra le varie offerte, però comunque rispetto a quello che erano i costi del passato mi sembra che sia tutto molto più alto. Sono un peso nel bilancio familiare, indubbiamente, spropositato all'uso che se ne fa. Soprattutto per quanto riguarda cosa? Beh, il gas. Il gas di più. Gas per la caldaia, riscaldamento, eccetera, eccetera. Io non ce l'ho nessuna fatica, solo diciamo... Non mi vieni, questo momento, un anno abito e non mi vieni bolletta di spazzatura. Sono stata 5 volte e purtroppo sempre non arriva. Un disastro. Ogni momento ho problemi con loro, anche con altri, ecco, altri centri, perché non trovo delle bollette che vanno da 700, 800, 500. Ho venito a fare un controllo perché è impossibile che io abbia questa dispersione così. Guarda, ci sia qualche cosa, sia la luce che il gas, che arrivano delle bollette che, almeno per me, che non siamo in tre. Quindi non è che ci sia un appartamento di 160 metri quadri e pagare 600, 700, 800 euro sia di luce e qualcosa meno di gas, mi sembra veramente sia una cosa, non lo so. Il fotovoltaico ha dei vantaggi? Assolutamente sì, a parte il piacere di non inquinare, quel tipo di vantaggio lì, c'è anche il vantaggio economico, nel senso il rientro economico da una riduzione delle bollette che soprattutto nei mesi estivi è davvero interessante.